Ehi, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con una nuova challenge, ma molto molto più difficile rispetto alla challenge dell'ultima volta, ovvero indovino le immagini dei film a mo' di Disney o comunque una roba del genere, ma oggi sono qua nel indovinare i film dalle emoji, se non avete capito poi dopo durante la challenge, capirete, ecco. Ma io avrò un minuto di tempo per ogni tipologia di emoji, poi dopo, come ho detto, capirete, e che dopo, successivamente, dirò l'emoji che avevo pensato, me lo scriverò qua, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, così almeno saprete della mia risposta. Anche se penserò insieme a voi, ci guarderemo anche insieme, e che in modo abbastanza sostanzioso, alla fin fine guarderemo il risultato insieme. Ci sono 20 tipologie di film trasformati in emoji e vediamo quanti ne riesco ad indovinare. Dunque, direi di iniziare tra 3, 2, 1, via! E avrò un minuto di tempo, quindi adesso lo aziono insieme a voi. Allora ragazzi, il primo è facilissimo, almeno secondo me, e io ho messo The Blues Brother. Poi dopo, alla fine dei 20 emoji, vedremo se avrò indovinato. Ora, secondo, aspetta un attimo che abbasso, perché deve essere proprio di sottofondo musicale, via. Allora, sapete che la seconda non mi viene in mente niente? Cioè, c'è questa personcina con cioè, il top, cioè mi verrebbe a dire se era un emoji con una bionda e quello lì sarebbe stato una bionda in carriera, che è un film. È un film. Però, così, non mi viene niente. Quindi la prima che non so, quindi ci faccio una X, poi adesso 3 e via.
intanto io stavo già rispondendo alla quarta, ma poi dopo è suonato la sveglia. Allora, il terzo, secondo me, dovrebbe essere un film, se ben mi ricordo, è Un pomodoro caldo in treno, che è proprio un film vecchio degli anni 90 o comunque di quei, anche prima anni 80, di quegli anni lì. Mentre per quanto riguarda lo risolvo subito, senza neanche fare il timer, non per preferenza o cose così, ma stavo scrivendo il risultato proprio adesso, poi dopo nell'eventualità, dopo a pensarne magari alla quinta scrivo tutto. Allora, ce ne sono tantissimi di film dedicati al poker. E io avevo pensato inizialmente a 21, che è un film proprio di una truffa, Casino 007 Casino Royale, o se no avevo anche pensato alla saga di Ocean 8. Adesso non ne ho minimamente idea se sono questi quelli di inerenti, però io in tal caso li scrivo tutti. Nel frattempo mando il timer per il quinto. Ok, ecco fatto. E il numero 5 si chiamano I Laureati o il film Immaturi. Quindi c'è da precisare questa cosa qua. Quindi secondo me è uno dei due. Poi, prossimo film. Prossimi film. Allora. Vado. 6. Vabbè, è facile. Secondo me iniziate a dirmi Gabriel, abbassa quella sveglia. Mi inizieranno a dire. E allora, il film numero 6, o comunque di riferimento, è facile, è Ghost. Poi dopo andiamo avanti con il prossimo film. Andiamo a 20, che sono tante 20, quindi andiamo spediti come dei razzi.
Allora ragazzi, secondo me questo film, la numero 7, è Millions Dollars Baby, che è un film far west degli anni 80. Poi, number 8, numero 8, facciamo partire il timer. Forse solo al numero 10, forse, e anche al numero 9. Mi sono messo avanti, così vi dico anche qual è la 9 del film dell'emoji 9 e dell'emoji 10. Dopo ve li dico perché poi dopo voi li potete anche risolvere tranquillamente. Voi se volete le potete risolvere tranquillamente prima, ecco. Anzi, scrivete nei commenti quali secondo voi film sono. Premo ovviamente, cioè, nel senso, non andate alla fine e poi dopo tornate e dite tutti i film. Non vale, non vale. Poi, allora, scherzi a parte, allora, la numero 8 è Diavolo Veste Prada, la numero 9 è Titanic, e mentre la numero 10 è Arancia Meccanica. Allora, poi, prossimi, anzi, facciamo così, mi rendo la vita ancora più difficile. Allora, mi do un minuto e cerco in un minuto di risolverli tutti e cinque, così non sto lì dopo a fare un minuto per ognuno. Mi è venuta in mente adesso questa cosa qua, così rendiamo anche il video più veloce. Poi, prossimo, via, un minuto. Mannaggia, la numero 15, non la sapevo, ecco. Però, allora, vi dico, c'ero quasi. Allora, la numero 11 per me è Biancaneve per via della mela e del tempo. Cioè, secondo me è Biancaneve. Poi, il secondo è Mangiapragama, un film con cosa, com'è che si chiama? Giulia Roberts, che hanno girato anche lì in Italia, tra cui il numero 14 è The First Man, il film dedicato alla Luna, comunque approdo alla Luna. Effettivamente potrei anche dire Apollo 11, effettivamente. E invece il 15 non ne ho proprio idea, forse tutti insieme appassionatamente non ne ho proprio minimamente idea. In tal caso lascio la X. In tal caso. Poi, prossimo, 3, 2, aspetta, prossimo. Allora, 3, 2, 1, via.
Allora, qua non ne sapevo due, ci ho anche ragionato, ecco. Comunque, allora, il numero 16 è, secondo me, inizialmente avevo scritto a Cicco, ma mi sembrava effettivamente troppo banale come cosa. Poi dopo ho visto il dollaro e BK che vuol dire bank in inglese, che vuol dire banca, che allora mi ha fatto pensare a Wolf of Wall Street, che è il film con DiCaprio, e ho scritto quello lì. Guarda un attimo che ho cancellato una cosa. Wolf of Wall Street, e ho messo quello lì. Poi il numero 17 è tre uomini e un bebè, o tre uomini e un bebè, comunque si capisce anche dall'icona dei emoji. E il 18 non mi è venuto niente, forse Flashdance, ma non ho avuto il tempo di scriverlo. E il 19 non lo so. E il 20 è Edward Mani di Forbici. Attenzione! Siamo arrivati ai risultati finali. Chissà come sarà andato. Tan 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 tan. Adesso lo scopriremo adesso. Insieme, perché io non ne ho proprio minimamente idea. Allora, iniziamo subito. Intanto devo togliere qua delle robe, che nel frattempo ho dovuto fare delle robe di lavoro e perdere robe di lavoro, scusate. E un attimo che ecco qua i risultati. Chissà, 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 chissà. Allora, andiamo veloci, ecco. Questa matita va per conto proprio. Allora, numero 1, Blues Brother, come avevo detto io. 2, La Grande Bellezza. Ah, ok, no, non ci avevo pensato. 3, pomodori verdi fritti alla fermata del treno. E io avevo scritto pomodori caldi in treno. Vabbè, c'ero quasi, però mi ricordavo un altro film. 4, Full Monty. Ah, e io ho scritto 21 o Ocean Saga o Casino Royale. Che Full Monty, questo sì che è un rebus, proprio. Questo sì che è un proprio rebus. Le carte del gioco così composte contengono quello che è il cosiddetto full, al poker è definito full. Poi ci sono due monti. Per assonanza focale, Monti. 5. Il laureato. Ah, io avevo scritto i laureati o immaturi. Quindi anche qua ho sbagliato. Adesso segno tutto. Ta-ta, 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 ta-ta. Ok, 6. Ghost. È facile. Poi 7, per un pugno di dollari. Ah, e avevo scritto Miller's Dollars Baby. C'ero quasi, dai, c'è sempre il dollaro. Un po' di, ecco, come che si dice, mannaggia, c'ero quasi, però non è quello il film. Allora, poi, numero 8, Diavolo Veste Prada, e l'ho indovinato. Poi, numero 9, Titanic, e anche questo l'ho indovinato. 10, Arancia Meccanica, e anche questo l'ho indovinato. E andiamo avanti. Allora, 11, Il Tempo delle Mele, e avevo scritto Biancaneve. Mannaggia. Poi, numero 2, Mangia, Prega e Ama, questo l'ho indovinato. Poi, io ho scritto Regali di Natale, ma in realtà è il regalo di Natale, mannaggia. Per uno! Immaginate quanto stia rosicando dentro. Quanto stia rosicando dentro, ecco. Allora, alla fin fine ho fatto bene a lasciare, perché in realtà non l'avevo cancellato. Ma avevo lasciato sia Apollo 11 o 13 e in realtà avevo fatto bene, perché Apollo 13, questo è un vero e proprio rebus.
sarebbe stato semplice mettere il 13 accanto alla navicella spaziale, ne abbiamo preferito mettere l'orologio che segnava le 13, cioè le 13. Quindi questo l'ho indovinato. E per il momento su 14 ne ho indovinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, la metà per ora su 14. Poi 15, il nome della rosa, non la sapevo io questa. Poi 16, vabbè, oh, me l'accetto, io ho scritto Wolf of Wall Street perché che è il film con DiCaprio e qua c'è in italiano Il Lupo di Wall Street, quindi la tengo come valida. Cioè non è come prima che avevo totalmente sbagliato il nome, quindi questa è valida. Poi 17, tre scapole e un bebè, questa tre uomini e un bebè, questa è proprio sbagliata, ecco. Poi 18 e 19 è Dirty Dancing. Ah, cavolo, lo avevo detto che era, ah no, avevo detto Flash Dance forse, però sì, una roba con dance prima l'avevo detta, dannazione, e avevo preferito non rischiare. E poi 19 Rain Man, io questa non la sapevo, e l'ultimo Edward Mani di Forbici. Dunque su 20 ne ho indovinate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Sono 20, quindi è quasi la metà. Ne ho indovinati. L'avevo detto che era stato effettivamente difficile questa prova. Bene, direi che per oggi è tutto. Io spero che vi siate divertiti a indovinare gli emoji dei film insieme a me. E con questo ci vediamo prossimamente con un nuovo video, cose eccetera. Non vi svelo cosa sto preparando. Ciao ciao! E via con il titolo di coda, mi ero dimenticato. Dunque, siamo qua con la fine del video. Se vi siete persi le varie cose, andatevi a recuperare. Detto questo, ci vediamo prossimamente. Anzi, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando. È importantissimo, segnalate. Comunque, c'è adesso una campanellina e così potete, vi arriveranno tutte le varie notifiche. E detto questo, ciaone!